di animarti, creatura acuta e gentile. Lo sciopero è convocato come risposta a tutte le forme di violenza sulle donne, tutte le forme di violenza di genere che ogni giorno colpiscono nelle nostre vite e che noi sottolineiamo è una violenza strutturale di questa società, della società in cui viviamo, e come tale va combattuta. Quindi non si tratta di raptus, non si tratta di cose episodiche, ma si tratta di un problema strutturale che va affrontato in questo modo. Per noi non si deve parlare di raptus, non si deve parlare di delitto passionale, perché la passione non c'entra nulla, per esempio, e quindi è molto importante chiamare le cose con il loro nome e soprattutto veramente promuovere un modello di educazione diversa, perché solo così si potrà scardinare di fatto una mentalità che invece porta allo stupro. Le donne sono sempre considerate meno degli uomini, abbiamo degli stipendi molto più bassi, anche allo stesso pari livello di titolo. In politica le donne, non esistono, non le vogliamo. Continuiamo a dire che la colpa è dei migranti e invece la colpa è proprio dei nostri uomini. La maggior parte degli stupri, degli abusi che vengono fatti in Italia sono fatti da italiani e non da migranti, quindi smettiamola di dire cazzate. Se vuole chiederci nel merito perché essere qui, io sono molto contro il DDL Pillon, per dire. Ci sono delle componenti del nostro governo che hanno una visione della donna ancora estremamente arcaica. Forse è il momento di abbattere certi schemi. Io credo che ci sia bisogno di manifestare perché ancora le donne non hanno gli stessi diritti degli uomini. E nel 2019 non penso sia normale che io non possa uscire da sola, non possa bere qualcosa e subire uno stupro senza che mi venga detto che lo stupro l'ho subito perché ho bevuto. Noi docenti italiani uniti e soprattutto maestri d'Italia siamo la prova dell'incoerenza di questo governo. Questo governo aveva promesso di aggiustare in qualche modo la situazione dei diplomati magistrali, ha fatto più danni che altro, quindi noi li ringraziamo vivamente, li ringrazieremo alle europee in tutte le situazioni in cui potremo, e ringraziamo anche perché grazie al concorso che verrà bandito noi dovremo abbandonare le nostre classi, magari anche terminali, quinta elementare, senza nessun senso. Beh, intanto perché è giusto e poi perché anche nelle orchestre ci sono molte discriminazioni e in generale in tutti i posti di lavoro. Dai salari, gli orari, e faccio presente una cosa, tra poche settimane a Verona si incontra col patrocino del governo la lobby del Family Day, però mentre parlano tanto di difesa della famiglia hanno messo in finanziaria una norma che rischia di portare le donne a lavorare fino al nono mese di gravidanza, non è obbligatorio ma rischia che le donne sotto ricatto, soprattutto quelle precarie, debbano continuare a lavorare fino appunto all'ultimo momento prima di partorire. Come soggettività.